These images were taken during an unprecedented volcanic event on the Italian island of Stromboli. What our cameras captured were unimaginable powers of a scale rarely seen before. But for the islanders who live here, images like these have long been part of their dreams and nightmares. Their relationship to the might of volcanoes is what originally brought us to this place. This is Stromboli, one of seven volcanic islands in Sicily's Aeolian archipelago. This entire island is shaped by an active volcano. To the left is the main settlement of the island, which houses a population of about 500. We had made our way to the island a few days before when we heard of rising alerts which signaled an impending volcanic eruption. We were immediately fascinated by the locals who live on the very slopes of the volcano and who, in the face of a potential catastrophe, meet its danger with unyielding defiance. We met Tommaso, a shipbuilder, here in his workshop. He lives in the very last house before the slope that reaches the craters. Io sono 53 anni che vivo qua. E la voglia quante ho visto le pietre arrivare qua a 100 metri da casa. Hai capito qual è? Se, allora, se vivi su un vulcano, devi sapere che il vulcano ti può ammazzare. Ma se vivi in città e attraversi le strisce, tu non sai che ti possono ammazzare e muori lo stesso. Cioè, dov'è la differenza? Perché sei arrivato a Stromboli? No, per lavoro, per due mesi di lavoro. Poi l'isola mi è piaciuta, mi sono fermato. Io non sono uomo di mare, sono uomo di terra. Però vivo sull'isola, non so nuotare, ho paura dell'acqua, però sto qua. Ma non ho paura del vulcano. Tutto questo, qual è il problema? Capito? Ai ai ai. C'est la vie. Come dicono i francesi, c'est la vie. L'umano è molto più bravo della natura a distruggere, perché la natura distrugge ma costruisce, l'umano distrugge solamente. Questa è la differenza tra l'umano e la natura. Non bisogna avere paura della natura, ma bisogna avere paura dell'umano, perché come distruttore è perfetto, è molto laureato. Despite volcanoes' overwhelming indifference to our existence, they have always captivated human imagination. Among the islanders we met, we often found that it was common to view the volcano as a powerful force for creation rather than doom. But it was in this very part of the world where eruptions took on apocalyptic proportions, thus shaping our collective understanding of volcanoes. Vesuvius, Etna, each of them a living force believed to be the mouths of hell itself. For the ancient Greeks and Romans, volcanoes were gods, and entire islands were named in their honor. Like the neighboring island of Vulcano, named after the Roman god of fire, Vulcan, whose very name is where the term volcano comes from. But where some saw divine wrath, the earliest volcanologists saw a new frontier. It was here, in remote outposts like Stromboli, where the first explorers dared venture dangerously close to the craters. They wanted to study them. And what came next were the first rounds of experimentation in this field, giving rise to the study of volcanoes as we know it. Stromboli still remains one of the most studied volcanoes on the planet. But what makes it so extraordinary for scientific inquiry?
We met Gaia, a geophysicist from the National Institute of Geophysics and Volcanology, who told us about this place. Stromboli è un vulcano assolutamente straordinario, non solo in Italia ma anche nel mondo, perché è uno dei vulcani più attivi che esistano. Da direi 1000-2000 anni ha un'attività ritmica, continua, che consiste in delle fontane di lava che sono, anche nell'antichità, erano visibili anche da lontano, tanto che veniva considerato il faro del Mediterraneo. È un vulcano quindi a condotto aperto, caratterizzato da una terrassa craterica dove ci stanno tante bocche eruttive e a seconda di quanto siete fortunati potete vederne eruttare una, due, 10, 15 e cambiano in numero e cambiano in posizione molto rapidamente perché è un sistema molto molto dinamico, quindi spettacolare. Aside from the current ongoing alert, we had also heard from locals that the volcano's behavior had changed in the last few years. Allora, nel 2019 abbiamo osservato due parossismi. I parossismi sono le eruzioni quelle a più alta energia che lo Stromboli può dare e sono eruzioni che possono creare delle colonne di gas molto molto alte fino a 7-8 km di altezza e colonne che poi quando salgono in atmosfera e si raffreddano tendono a collassare dando dei flussi piroclastici importanti lungo la sciara del fuoco che non solo raggiungono il mare ma che possono continuare a viaggiare sulla superficie del mare. Da allora abbiamo osservato che l'attività del vulcano è rimasta su livelli diciamo piuttosto alti, cioè il vulcano, ripeto, è sempre stato molto attivo, però per esempio le eruzioni, quelle di che noi chiamiamo eruzioni maggiori, che sono quindi più importanti di queste qui con le fontane di lava normali che si vedono sempre, e prima diciamo se ne osservavano una o due l'anno, adesso siamo arrivati a 4, 5, 6 l'anno da allora. What happened next was an unexplainable chain of events. That same afternoon, the atmosphere in the island became darker, more tense. And exactly 5 years to the date, since the last major eruption of 2019, the volcano erupted. Huge columns of ash, 3 kilometers high, begin to take over the sky. The first signs of eruptions are alarming, menacing enough for emergency units to be deployed. We had been up near the craters the day before, when Stromboli had already been showing signs of increased activity. Eruption clouds of ash and heated gases loomed over us, sometimes right next to us. But most terrifying of all is that what was approaching us was silent. The next day, we would witness something similar, but on a massive scale. The mountain suffers structural fractures, leading to silent eruptions and endless streams of lava throughout the entire afternoon. The destruction stays clear of populated areas, but here in town, ash begins to rain from the sky and day turns into night.
What is rushing down the slope of the mountain are pyroclastic flows. Capable of reaching temperatures of over 1,000 degrees Celsius, they will incinerate anything in their path. The boat below, narrowly escaping certain death. The next morning, everything seems normal. But the eruption has prompted numerous alerts and the presence of public authorities, which makes some of the islanders feel uneasy. We met a retired fisherman who's seen all of it before. To him, every eruption is a reminder of mysterious forces out there. Mio padre raccontava sempre che ogni tre volte l'anno faceva lo scoppio, 50 anni fa. Poi lui ha perso il suo ritmo, ne faceva uno ogni 10 anni. Ora no, ora si sta prendendo la sua attività. È un vulcano. Ne vuole fare una, due all'anno, tre, e fa. Siamo qua. Questa ti preoccupa che... No, non mi preoccupa, che è normale per noi. Ne abbiamo visto tante, abbiamo visto l'onda anomala, il tsunami. È questo, la vita è così. Deve accettare quello che è. Noi viviamo su questa terra e dobbiamo morire qua. A chi non gli piace, se ne va. Per me è un vulcano intelligente, perché non fa mai morte. Quando fa queste eruzioni, non ha fatto mai morte. Sai quando le deve fare? C'è stata l'onda anomala? Io lavoravo qua in banchina, che facevo l'ormeggiatore, lavoravo con le navi. Abbiamo mollato la nave, dopo 5 minuti arriva l'onda anomala. Bastavano 5 minuti che la nave... Buf, invece no, perché lui non vuole. Sai quando abbiamo paura di Iddu? Iddu si chiama Iddu, non si chiama lui, Iddu. Quando lui non parla. Quando lui non parla abbiamo paura, perché raccoglie, poi boom. Invece quando parla no, perché lui parla, sfoga, si libera un po'. Ora lui si libera, butta questa lava e poi è libero. E ritorniamo di nuovo. O no?